Aspetta. Chi è? Stanno battendo, eh? Ma hai sentito? Ho preso un infarto. Sì, 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 battono. Porca miseria. Paolo, Paolo, Paolo. Oh, 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 che cosa c'è? Non è che è di qui. Non lo so. C'è qualcuno, non lo so. Non lo so, non lo so. Non lo so. Non lo so, non lo so. Non lo so. Sono di qua, eh. Sono di qui, sicuro, eh. Oh, chi è che batte? Chi è che batte? Sei tu che batti? Hai sentito? Che cazzo? Non lo so. Non lo so. Battono, eh. Battono di qui, battono di qui, battono di qui. Battono di qui, eh. Raga, raga, abbiamo un'arma, abbiamo qualcosa. Ma che arma? Se ci vogliamo rubare. Aspetta, aspetta. Vedi, 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 vedi. C'è qualcuno, è lì, eh. È lì. Io apro. No, no, io apro. Ma che cazzo fai col pane? Ma con tutti i coltelli il pane? No, dai, per favore. Cosa fai tu? Cosa fai? Per cortesia, sì, lasciami per... Aspetta un secondo. E qua non vedi che battono? Non vedi che battono qua? Dai, dai, c'è ancora il vetro. Io tiro su. Io ho paura. Io tiro su. Ho veramente paura. Silenzio, cosa fai? Dai. Raga. Shh. Sì, calmati. Sta piovendo? Piove? No, può magari il vento. Potrebbe essere... Occhio, Paolo, ti prego. Piano, piano, piano. Diluvia, raga. Ma vedi? Diluvia. Magari è stato il vento. Raga, è pieno di pietre. Come pieno di pietre? È pieno di pietre. Tira. Raga, ma scusa, ma... È vostro quella roba? Cosa? No, quella roba lì. No. Lì un taccuino. No. No. No, Paolo. State scherzando? No, Paolo. C'è qualcuno. È bagnato. C'è qualcuno. Guarda, c'è, qualcuno. C'è l'impronta di una mano. C'è l'impronta di una mano. Oh. Entra, 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 chiudi. Dai, 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 dai. Chiudi, 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 chiudi. Tira giù, tira giù, tira giù sta roba. Tira giù sta roba. Tira giù, per favore. Che cos'è? Ma siete fottuti? Aspettate un attimo. Ma cosa chiudi giù? Ci hanno tirato le pietre alla, alla finestra. Ci hanno tirato. Ci hanno tirato le pietre. Death Note. Cos'è il Death Note? L'ho già sentito. Ma il Death Note, quello dei manga? Lì non hanno fatto un cartone, un film? Sì, ho fatto un anime, un manga, qualcosa così. Ma io non l'ho mai visto, però ora ho capito. Il libro che cazzo ci vuole? Il libro della morte. Cosa ci fa sul mio balcone il libro della morte? Chi c'è? Buttato? Chi ti ha buttato? C'è qualcuno che te l'ha buttato. Te l'hanno... Ce l'hanno buttato. Cosa? Non è un mio prank, Paul, dai, va. Simo. No, ve lo no, parlo. No, no, ma come faccio? Come faccio? Ti tiro le pietre dalla mia finestra? No, ma secondo te... io ho sentito la pietra. Eravamo tutti e tre qui, Cosa hanno... Eravamo qua. E cosa mi lanciano? E ci hanno lanciato un Death Note? Ma questa roba qua non è giapponese? Ci hanno lanciato le pietre per svegliarci. E
E poi ti hanno buttato sta roba. Ti hanno buttato sto coso. Io non l'ho mai visto. Ma che roba è, scusate? E io non l'ho mai visto. Ma qua è scritto in... anche inglese. Ah, come usarlo? Sono le regole. Scusa, le regole del Death Note non sono che tu scrivi il nome di qualcuno e muore. Io l'ho visto tanti anni fa. Sì, in teoria. Allora, io non l'ho mai visto, però. Serena mi sembra che me l'avesse raccontato. Non dovrebbe essere che c'è anche di mezzo uno Shinigami. Sì, qualcosa. Che così. Praticamente. Un demone. No, lo Shinigami è più la morte, l'impersonificazione della morte. Ah, bene. Fa un patto con chi a chi dà questo Death Note, fa un patto con questa persona e questa persona scrive su questo diario, chiamiamolo così. I nomi delle persone che è così. Vuole che esatto, scrivi il nome, scrivi anche se vuoi come muoiono. Sì, ma è pieno di regole, io adesso non me ne ricordo più. Sì, se non scrivi come muoiono, moriranno di infarto. Sì, se non scrivi sì come... vabbè, però... No, fammi vedere, aspetta un attimo. Sì, ma non mi piace che te l'hanno buttato sul terrazzo. Poi chi ce l'ha buttato? Non mi piace per me. Perché ce l'hanno buttato detto sul terrazzo? Allora... Ma che ne so, è nessuno... È un manga questa cosa. Sì, è un manga, quindi... Okay. E quindi, a prescindere dal manga, ma a me questa cosa qua della che ci tirano le pietre al balcone non mi piace. Ma che roba, è scritto in giapponese? No, basta. Ah no, aspetta, dai, cosa? No, non mi piace, lascialo perdere, non me ne frega niente, domani vedremo cosa sarà. Ma lascia perdere, anche se una manga a me queste cose non mi piacciono, il libro della morte, gente che muore, non mi piace. Ma aspetta un attimo. Cosa? Cosa? Cosa, porca vacca, cosa? L'ho visto! L'ho visto! Oh mio Dio! L'ho guardato davanti agli occhi! L'ho visto, sì, ma giuro, l'ho visto! Sono sicuro quasi al 100% di averlo ripreso, poi! L'ho visto! E guardato così, fum! Volato! È volato! Giuro, l'ho visto! Oh mio Dio! Adesso allora... mi sono rotto le scatole. Cosa stai facendo? Ma ti sembra normale? No. Ah, ok, boh. È qualcuno che ci conosce? Qualcuno che sa cosa facciamo? Ma chi? Per me in questo momento potrebbe esserci qualcuno alla finestra che ci sta spiando. Fa niente, Simone, l'ho detto per dire. Ok, però non mi piace il fatto che ci sia qualcuno che mi stia spiando dalla finestra. No, c'è forza qualcuno, raga, perché quelle pietre... Cioè, qualcuno ce l'ha buttato sta roba. A me piacerebbe capire chi vuol dire che allora questa roba funziona, ce ma se è tutto stampato. È tutto stampato, è tutto finto. Questa roba qua è fake. Questi nomi qua sono tutti fake. Cioè, però volare è volato, eh. È volato. Poi è volato, mi è volato proprio davanti agli occhi, Paul. No, questi non sono fake. No, questa è scritta. Cosa c'è scritto? No, aspetta. Questa è scritta. Quello è... Aurel Petran. No, calmi, un secondo. È un nome? Calmi, un secondo. È un nome, raga. È un nome, sì, scritto maiuscolo. È un nome, un cognome? No, io ti giuro, sto girando in palla. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Allora. Metti la traduzione. Appunto. Lo capirà? Che ne so. Prova a farti luce. Aurel Retran, vabbè. Vabbè. No. In via. Aspetta. Ah, è vero! Via Grighe Ionescu. È vero, perché c'è l'indirizzo di dove questa persona interessa. C'è scritto, però qua è ovviamente prende male. Aurel Petran. Di un orso su strada briga. Ho capito. Scusa, ha descritto la morte di questa persona. Ha descritto la morte di questa persona. Ed è morto. Scusa, per un orso. Attaccat. Attaccut.
scusa. Non capisco. Attaccato da un orso. Attaccato da un orso. Voglio vedere se ce ne sono. Ce n'è altri. Sorine. Cosa vuol dire? Questo sarà di nuovo un nome e un cognome. È tutta gente morta. Qua non è morto nessuno. Scusa, lì cosa c'è scritto? Fammi vedere. Vai. Colpito. Investito da un'auto. Cosa vuol dire della veiozza? Veiozza. Oreiozza. Dal lampione. Oh, madonna. Investito da un'auto dal lampione. Raga. Quindi la posizione. È terribile. È veramente terribile. È tutta gente morta. Qua c'è un pallino, non c'è niente. No, lo so. Anche qua. Convulsi. Convulsi in timpul. E convulsioni durante. Durante gli esercizi. Durante l'esercizio. Sono tutte. Quante ce ne sono? Guarda! Oh. È pieno. È pieno. E qua non c'è scritto niente. E non c'è scritto nulla, c'è scusate, scritto scusate, scusate, adesso, scusate, 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 scusate. Vedi, però nel primo c'è la strada. E quindi? Voglio vedere. Esiste? Beh. Il problema è di dov'è? S-T-R. Potrebbe essere ovunque. Sai tanti nomi di strada. È come Gregore. L'Onescu. Oddio, c'è. C'è. È un pazzo psicopatico che ci sta pigliando per il culo. Pigliando forse per il culo, no? Perché io l'ho visto veramente volare. Però. Magari ce l'ho veloce. E basta. Ci possiamo pensare domani? Sono d'accordo perché se no ti sei usato. Perché di notte non mi piace proprio niente. Però lascio l'infrarossi a registrare tutta la notte. Sai cosa vuoi? Lo prendo. Lo prendo, lo metto di fianco a me, sul comodino. Che palle! E tengo l'infrarossi a filmare tutta la notte. Potrei anche metterne una da Pimot. Ma fai cosa vuoi, guarda. È un sì? Fai cosa vuoi, non è né un sì né un no, fai cosa vuoi. Se ti dico di no, tu lo fai lo stesso. Io... Hai chiuso bene. Hai chiuso tutto. Sì. Controlliamo tutto, per favore. Perché io sono quello che mi viene anche la. Va bene. Perché devi dire no, Cioè, no, devi no, per favore. Dai, mettiamo le videocamere e andiamoci a dormire. Sì. Sai che non dormirò un cazzo, vero? Non dormirò niente. Per colpa tua. Addirittura. Ma sì, ma tu hai le tue idee del cavolo. Io adesso ho paura di tutto, paura che mi entrano in casa, paura che entrano dal balcone, paura che entrano dalla finestra. Ma se è tutto chiuso. Ma certo, va bene, però. Che palle. Magari domani alla macchina magari la macchina domani è distrutta. La macchina? Per quale motivo non si sa? No. Se succede qualcosa qua è tutto filmato. Io sento dei rumori poi. Dopo non è un rovinatore. Ma io sento dei rumori adesso in casa. Li hai sentiti? Sì. Puoi cercare per favore di tranquillizzarti? Ma vattene a cagare, guarda, per non mi guarda. Veramente, io non ti odio. Ma e cos'è quella guardia armata fuori di casa? Guarda, mi farebbe già stare tranquillo se tu fossi armata in casa. Thank you.
Sei scemo? Sei scemo cosa? Cosa è successo? Sei scemo, dimmi solo se sei scemo. Sei scemo? Lo chiedo per l'ultima volta. Cosa stai facendo? Non lo so. Mi hai fatto prendere un infarto. Minchia. Madonna, che incubo. Sei stupido? Cosa? Paolo, veramente, cioè, cosa c'è? Cosa c'è? Cosa fai? C'è qualcuno qua. Ma tu hai dei problemi? Hai dei problemi? Spiegami. Cioè... Oh minchia, mi sono cagato addosso. Ma tu stai male, guarda. Ma cosa fai? Cosa stai facendo? Io ho sentito tipo... Sai cosa ho avuto? La sensazione che si fosse di nuovo spostato il Death Note. Qua è ancora il rec. Perché hai acceso la luce così? Che non ho più neanche la retina. Perché ho sentito un rumore lì dal mio comodino. Ma sei... forte. Ma non me ne frega niente. Ma forte. Tu... Hai voluto metterti quella roba lì vicino? Sì, sì, ma infatti. E allora? Ok. Ma devi farmi prendere degli infarti così? Sono mica un robot, eh. Ho capito. Ma io ne ho anche un po' le scatole piene, eh. No, no, niente. Che però palle. Ho avuto un attimo di spavento. Ho capito. Anch'io. Mi devi far sempre prendere degli infarti. No. Ci sono io. Vabbè. Guarda, non so che... Boh, dovrebbe tranquillizzarmi sta cosa. Io sento soltanto quei rumori. Non lo so anch'io. Ho una paura terrificante. Domani guardiamo le immagini. Guarda, non me ne frega niente. Vado che brutto. E la pioggia. Dicono che piove ancora tutto il mondo. Topo, oh. Ti dico io cosa facciamo. Io ti dico che ho passato una notte di merda e che ho male di testa. Quindi voi in questo caso cosa fate di solito? Eh? Niente. Ti sento, ma sono qua dietro di te. Forse non mi vedi. Ma sono qua. No. Domanda. Proprio perché... Notte travagliata, però possiamo metterci un punto su questa cosa. Mettilo. Andando ancora un attimino a completare il puzzle. Ma già, volevi andare dalla strada. Ma scusate, ci abbiamo una lista di nomi? Sì. Sì. Ma solo uno contiene... Il nome di una strada, sì. Perfetto. Ho guardato, è vicino a casa. Andiamo a vederla. Forse ha anche smesso di piovere. Andiamo a vederla. Vabbè. Così. Se poi succede qualcosa... Buongiorno. Se poi succede qualcosa, boh. Vabbè. Bene, ho indizi. Poi non andiamo niente. A vederla, vado ancora in bagno e poi mi metto le scarpe. Sì, era... Così, cioè. Lo sanno tutti, il bagno è poi occupato. Quindi se dovete andare, bussate. Questa è la strada che c'è scritto. Questa qua. Brutta. Cioè, brutta. Sì, brutta. Vi dico già che è lunghissima. Ah, sì? Sì. No, perché stavo valutando. L'unica cosa che non c'è scritto è il numero civico. Sì.
Allora, io l'unica cosa che vedo dalla mappa, perché sì, siccome la strada è molto lunga, sì, puoi già intravederlo, praticamente dopo un po' finiscono le case. Ah, ok. Attaccato da un orso, penso che... Non so. Ah, penso, non sia qui? No, beh, non penso. Tu è improbabile. Secondo me però, dopo le però, case... Però... Porca... la miseria. Mi... Ah, proprio così, proprio da un... Cioè, boh, qua ci sono anche le pompe funebri. Sì. Perché non torniamo al buio? La facciamo tutta, innanzitutto. Tutta? Beh, sì. Eh? Ma facciamo il rituale delle 11 miglia. Say you'll be gone and I'm doing a chase. Like an antenna, you all in my face. Fuck what you say, bitch, still on my pace. Better for you, I'll be counting them days. Took me a life just to keep up the pace. I'll be a god, I'ma follow my ways. I'ma be humble.